Una staffetta di solidarietà che parte da Genova e arriva a Pescara. Il simbolo è rappresentato dai due ponti, il ponte San Giorgio, nato dalle ceneri del ponte Morandi, un dolore che ha coinvolto e commosso tutta Italia, e il ponte del mare, simbolo di Pescara. L'idea nasce dalla questura di Pescara. La Polizia di Stato, sempre presente in iniziative di solidarietà sul territorio, dopo aver appreso della costruzione dei nuovi appartamenti da dare in uso gratuito ai piccoli pazienti dell'ARBE, impegnati nelle terapie oncoematologiche in ospedale, decidono di impegnare tutte le loro forze per una raccolta fondi destinata ad accelerare il completamento dei lavori. E così, dopo una visita alla struttura da parte del vicario del questore, la dottoressa Alessandra Bucci, porta l'idea di una staffetta di solidarietà. I protagonisti sono degli imprenditori di Genova, la famiglia Bertacchi, particolarmente sensibile alle cause di sostegno ai bambini e molto attivi da anni in queste iniziative. In breve tempo si concretizza un sogno. Viene consultato un esperto di interni e vengono realizzati progetti per gli appartamenti e successivamente acquistati e pronti per essere destinati all'ARBE. Non solo. Il grande progetto viene rappresentato da un video che racconta di una staffetta che parte da Genova e arriva a suonare al campanello dell'ARBE. Una volante arriva con un pacchetto che si apre, racconta della grande umanità delle forze dell'ordine e di persone che scelgono di aiutare chi si trova in difficoltà. La notizia viene annunciata nel corso di una diretta Facebook che vede coinvolti tutti i protagonisti: il presidente dell'ARBE, Achille Di Paolo Emilio, il vicario del questore, la dottoressa Alessandra Bucci, e finalmente viene svelato anche il volto del benefattore. Fabrizio Bertacchi si mostra e si emoziona nel vedere da vicino la realtà dei piccoli pazienti.